Mi sorprendo sempre, ogni qualvolta che attraverso questo chiostro del convento, quando gettando uno sguardo oltre il muro, lo vedo ancora lì. Sto parlando di questa pianta di ciclamini che si è fatta strada proprio in una fessura del muro tra le pietre. Ogni estate, autunno, inverno, primavera, continua a fiorire. Non c'è un momento dell'anno nel quale non germoglino nuovi fiori. Quello che mi meraviglia è proprio la forza vitale presente in questa piccola pianta. Anche quando è caduta la neve, essa ha continuato a donare i suoi fiori. E sapete, mi fa venire in mente una persona speciale che ho incontrato qualche tempo fa, un incontro che mi ha particolarmente emozionato. Laura è una madre di tre figli che vive immobile, distesa sul suo letto da diverso tempo ormai. 15 anni fa ha infatti scoperto di avere una terribile malattia degenerativa, la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, che progressivamente le ha bloccato tutti i muscoli. A dire il vero, c'è una parte del suo corpo che Laura riesce a muovere benissimo, sono gli occhi. E grazie a questi e a un computer speciale riesce a raccontarci aspetti della vita che molto spesso sfuggono a noi che possiamo definirci sani. In un suo libro, ne ha scritti diversi, ma in un suo libro, Sul mio divano blu, ecco, scrive parlando della sua esperienza. Non so se la SLA aveva previsto tutto questo. Non credo che nel suo progetto di demolizione avesse tenuto conto di una possibile invisibile avversaria, quella forza che ci pulsa dentro, silenziosa, che ci incolla la vita, quella forza che ci porta a sfiorare l'impossibile, che annienta la paura, quella forza che qualcuno chiama amore. Mi trovo davanti a uno dei nove altorilievi che ornano la cappella di Sant'Antonio. Questo in particolare è stato scolpito da Tullio Lombardo e ci racconta la storia di un giovane che, arrabbiato con la mamma, le aveva sferrato un terribile calcio. Pentito, corre da Sant'Antonio e gli confessa il suo misfatto, al che il santo lo redarguisce. Sarebbe stato meglio che ti fossi tagliato quel piede piuttosto che usarlo contro la tua mamma. Sconvolto, il giovane torna a casa e si taglia il piede. Immaginatevi le grida di dolore del ragazzo e le lacrime della mamma che corre e si precipita come ultima speranza da Sant'Antonio che con un gesto miracoloso riattacca il piede al disgraziato. Forse mai come in quel momento il giovane avrà compreso l'importanza di essere integri, l'importanza di poter camminare. Grande, sapete, l'attenzione che noi, frati della Basilica del Santo, abbiamo sempre avuto nei confronti delle persone disabili. Vorrei ricordare in particolare l'opera che da anni viene svolta al villaggio Sant'Antonio a Noventa Padovana, un bellissimo luogo dove si accolgono principalmente persone adulte con disabilità in due centri diurni e in una comunità alloggio. Il santo ha sempre avuto grande amore per le persone disabili e in un suo sermone scrive, e qui cito naturalmente, l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. Ciascuno di noi vale per quello che è agli occhi di Dio, non certo per quello che possiede o ha di beni materiali o di doti fisiche. Preghiamo quindi Sant'Antonio. Caro Santo, oggi ti rivolgiamo la nostra preghiera per tutti coloro che sono disabili nel corpo e nella mente. Curali come solo un genitore può fare, da loro energia e forza per sopportare le loro difficoltà e dà a noi l'amore per saperli sempre accogliere come sapevi fare tu. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.